Allora, ciao a tutti, benvenuti. Io sono Andrea Galliano, un attivista di Milano del Movimento, e siamo davanti a un momento storico. Finalmente siamo entrati. La nascita del blog, i meetup, il Teatro Smeraldo, la nascita del Movimento e tante altre tappe che adesso ho saltato, poi l'entrata nei consigli regionali, comunali, le zone, banchetti al freddo, raccolte firme, e alla fine siamo entrati. Una cosa che mi preme dire è che non sono entrati loro cinque, che adesso sono presenti, ma siamo entrati tutti noi finalmente, non solo i portavoce, ma tutti noi. Adesso darò la parola ai nostri portavoce, però prima voglio dire che dopo che avranno relazionato sull'esperienza dei giorni scorsi a Roma, gli attivisti potranno intervenire, massimo 2 minuti a testa, date la mano, date il nome, prenderemo nota di chi vuole intervenire e poi risponderanno o comunque diranno la loro anche ai nostri portavoce. Allora, iniziamo con Max. Ciao, sono Massimo De Rosa, sono di Cormano, alla Camera naturalmente. Grazie di essere qui stasera, prima di tutto, sono contento di tutti questi attivisti, voi lettori, ormai non c'è differenza. Allora, vi raccontiamo un po' dei giorni che abbiamo passato giù a Roma, un po' delle attività che abbiamo fatto. Ci stanno dando l'impressione alla televisione che dobbiamo correre, dobbiamo decidere tutto subito. C'è un iter parlamentare che andrà avanti, si arriverà probabilmente a metà aprile per svolgere tutte le prime funzioni, le scelte delle cariche e tutto il resto, quindi adesso noi siamo in una fase in cui ci stiamo organizzando e questi incontri a Roma erano organizzativi, uno tra di noi per quelli che potevano scendere prima a Roma come già di eletti, e in cui ci siamo conosciuti meglio, abbiamo iniziato a impostare un discorso sulla comunicazione interna, comunicazione con gli attivisti. E poi un secondo incontro che abbiamo fatto invece in seduta plenaria, diciamo, tra Camera e Senato, con anche la presenza di Casaleggio e Grillo, che ci hanno dato 2 indicazioni, dopodiché ci hanno lasciato liberi appunto di andare avanti con le decisioni che dobbiamo prendere, pratiche, proprio spicce anche sulle cose di tutti i giorni che comporteranno la vita a Roma. Adesso vi passo i miei colleghi per spiegarvi un attimo cosa abbiamo fatto. Sono Mario Di Stefano, anch'io eletto alla Camera. E intanto ci tengo a precisare che questo è chiaramente uno dei vari incontri che faremo per relazionare sempre quello che andiamo facendo in Parlamento. Chiaramente lo seguirete anche tramite gli altri canali, quindi l'online in linea di massima, però secondo noi è comunque importante mantenere anche un rapporto fisico e visivo, e quindi cercheremo di organizzarlo sempre di più. Probabilmente questa, tra l'altro, come primo incontro è il più inutile, nel senso che non abbiamo deciso nulla in questi 2 giorni a Roma, sono stati semplicemente, come diceva Massimo, di pura organizzazione, perché chiaramente non è facile tutto l'iter. Chi a Roma ci sta da 20 anni non ha niente a cui pensare, c'è già a casa, per dire, e sa già cosa andrà a fare dal primo giorno. Noi partiamo da zero, quindi siamo serviti a discutere un po' di tutto. E il primo giorno, che era appunto la domenica, è stata soltanto tra noi eletti, diciamo, e c'era anche qualche accompagnatore, era una seduta tranquillamente aperta. Anche lì l'attacco che ci sono fatto di aver fatto una cosa chiusa era perché c'erano più giornalisti fuori che persone dentro, quindi capite bene che sarebbe stato quasi impossibile gestire la cosa. E se voglio chiedere ai ragazzi di Roma dove com'è andare a vivere, non vedo perché c'è il giornalista di con me, voglio dire, erano prettamente cose pratiche. E ci siamo confrontati anche perché chiaramente non avendo una struttura partitica non avevamo, avevamo tutte realtà diverse, anche di appartenenza ai meetup locali, di abitudini nella gestione delle zone. E quindi c'è chi ha sempre lavorato su meetup, c'è chi ha sempre lavorato su forum fatti per quell'area geografica, diciamo, c'è chi ha sempre lavorato via email e basta, c'è chi ha il telefono. Noi abbiamo cercato di capire un po' quali fossero le usanze di tutti i vari meetup italiani,
e abbiamo cercato poi di sintetizzare e trovare un metodo che potesse permetterci quantomeno nella fase iniziale di partire con una comunicazione che non abbia dei gap di 24 ore prima che mi risponda un'altra persona. Chiaramente siamo tutti dell'idea che lì in Parlamento, garantendo noi, e si spera tutti, una presenza del 100%, avremo molto la vita facilitata dal contatto diretto, perché siamo tutti dell'idea chiaramente che al di fuori delle ore che passeremo tra commissione e aula, la sera sarà un altro momento in cui lavoreremo per creare poi quella stabilità di gruppo che ci serve sicuramente per andare avanti. Quantomeno nella prima fase sarà fondamentale, probabilmente sarà massacrante, ma voglio dire, l'abbiamo scelto tutti, non c'è costretto nessuno, e quindi quella è la direzione. E sicuramente abbiamo pensato di fare un incontro preparativo alla settimana, diciamo, da decidere ancora il giorno, però il lunedì probabilmente o il martedì direttamente a Roma, in cui capiremo un attimino quale sarà il lavoro da fare in settimana. Poi tutti quanti ci vedremo nelle commissioni, non so se tutti sanno, il Parlamento lavora su due filoni contemporanei, il lavoro di aula e il lavoro di commissione. Ogni parlamentare deve presenziare almeno ad una commissione. Noi, per il numero che siamo in Camera, 108, abbiamo 109 come lei con l'estero, giusto? Saremo circa 7, si può dire, per commissione, e quindi chiaramente lì il lavoro sarà un po' più facile, e di comunicazione ovviamente, però chiaramente noi dobbiamo andare oltre ancora, perché dobbiamo cercare di raccogliere tutte le istanze che arrivano dalla base, quindi stiamo cercando ancora di trovare la quadra su come fare bene. Non a caso abbiamo chiesto poi anche a Grillo quando sarà rilasciato il portale per raccogliere queste istanze, ci ha detto questione di giorni, ha detto, giusto, ma sono sognato, perché ormai non lo sogno da qualche anno, quindi ha detto giorni comunque. E hanno avuto chiaramente ritardi dovuto al fatto che hanno anticipato le elezioni di fatto, quindi lui si aspettava per aprile. In realtà ci stiamo lavorando di più casaretto sul portale, credo, o comunque chi per lui. E quindi vabbè, realmente di domenica non c'è questo grande discutere, nel senso che abbiamo scelto di usare in questo momento la piattaforma Google con tutti i suoi accessori come mezzo di comunicazione interna, quindi Google Group con il suo calendar, con tutto ciò che ne deriva. Stiamo ancora cercando di capire a che livello usarlo, nel senso che c'è chiaramente un problema di sicurezza, anche perché parliamo anche di possibilità di condividere atti parlamentari e cose comunque di un certo spessore, di conseguenza si pensa intanto di usarlo soltanto per le comunicazioni, quindi cose abbastanza semplici. Poi si valuterà se utilizzare, nel senso, creare apposta un sistema interno per scambiarci tutto quello che serve per andare avanti con i lavori d'aula, oppure se usare una forma diversa dei servizi di Google, che si possono anche pagare delle forme di sicurezza maggiore, ovviamente. E poi ci hanno dato qualche consiglio su come poter... I ragazzi di Roma ovviamente sono già andati diverse volte a Montecitorio a raccogliere un po' di informazioni col personale che c'è già lì, che lavora. Ci hanno raccontato una cosa secondo me molto bella, ovvero che all'inizio li hanno guardati un po' come gli alieni, perché dicevano qua che cosa vogliono ora, ci butteranno fuori anche a noi. E poi in realtà si sono stati molto collaborativi, e ci hanno raccontato i ragazzi di Roma che erano davvero entusiasti, a livello che la seconda volta che sono tornati a parlare con l'ufficio che si occupa della parte informatica, diciamo, sono sei loro a proporci due strumenti di democracy addirittura. Quindi si spera in una collaborazione con queste persone, che secondo me anche loro saranno un po' stancati di fare il gioco di altri, diciamo, magari hanno voglia di fare, tanto il posto ce l'hanno, voglio dire, quindi iniziare a usarlo nel modo giusto credo che piaccia anche a loro. E tutte le riflessioni abbiamo fatto prettamente organizzative. Ora magari passo un attimo a parlare a loro, che vi parlano della domenica e di tutto il resto. Io sono Vincenzo Caso, sono stato eletto anch'io alla Camera. Volevo dire innanzitutto che mi fa veramente tantissimo piacere vedere tutte queste persone oggi qui. E
però allo stesso tempo mi fa anche un po' arrabbiare, ve lo confesso. Mi rendo conto che adesso gli occhi sono puntati su di noi, adesso la politica nazionale prende un po' il sopravvento su tutto. Però vorrei che vi rendeste conto che non siamo noi, cioè noi siamo uni, siamo fino adesso siamo stati dall'altro lato, insomma. Quindi vi dovete rendere conto che non dovete adesso fare come siamo stati abituati a fare i guardoni della politica. Il Movimento 5 Stelle muore se i vostri occhi sono solo puntati verso di noi, cioè finché vi dovete rendere conto che la politica è fatta di partecipazione e il movimento sta sempre, è quello per cui è nato. Per cui vi chiedo soprattutto, adesso stasera siete veramente in tanti, partecipate non solo con noi, perché noi adesso, come ci ha detto Grillo, avremo uno strumento che è il portale nazionale, è ovvio che fisicamente sarà molto difficile parlare con tutti noi sempre, per cui avremo lo strumento del portale nazionale per comunicare, ma ricordatevi soprattutto di partecipare sul territorio, è importantissimo, hanno bisogno di voi i consiglieri di zona, hanno bisogno di voi il consigliere comunale, Mattia che è lì che ci aiuta, avranno bisogno di voi tutti i consiglieri che sono stati anche eletti in regione, è importantissimo, vi prego di partecipare sempre e se non lo fate moriamo subito, il nostro sogno muore subito. Vabbè, per quanto riguarda invece quello che abbiamo fatto, poi la domenica, lunedì, abbiamo, come sapete, perché sei arrabbiato? Sono arrabbiato perché soprattutto qui ne abbiamo fatte tantissime di riunione, abbiamo deciso in realtà cose molto importanti qui, dove è nata la lista, ma anche a livello nei consigli di zona, quando ci siamo riuniti per decidere determinate cose, abbiamo fatto tante riunioni a livello comunale e non c'era tutta questa gente. Lo so che adesso abbiamo tutti gli occhi puntati addosso. Però o partiamo dal basso, perché ritenere che la politica sia solo quella in alto lì della politica nazionale è sbagliatissimo. Per quanto riguarda invece lunedì, penso che avete letto su tutti i giornali che poi abbiamo votato i nostri capigruppo, che è il capigruppo al Senato, che è Vito, che è di Brescia, penso lo conosciamo tutti, e invece alla Camera Roberto Lombardi, che invece è del Lazio. E non so se avete letto invece sui giornali quello che è stato scritto, ad esempio Repubblica ci diceva che Grillo viene ed elegge il suo falco. Ecco, questo complimenti a Repubblica per questa informazione. Grillo non ha detto assolutamente nulla, abbiamo detto chi voleva proporsi si è alzato, si è presentato per qualche minuto, abbiamo votato per alzate di mano e questa è stata la scelta di Grillo del falco. Volevo chiedersi, scusami, domande dopo alla fine. Beh, questo è tutto, prosegue il nostro Paolo. Io sono Daniele Pesco, anch'io eletto alla Camera. Ritorno un attimo su domenica. Domenica è stata molto bella perché abbiamo incontrato un sacco di gente che oserei dire era uguale a noi, ma proprio era uguale a noi dentro, nel senso gente come noi, come tutti voi qua nella sala, gente comune. Un'altra cosa bella è che stasera ho incontrato un ragazzo di Gruppo Energia, mi ha detto che lui nel giro di una settimana ha già conosciuto 5 parlamentari, non gli era successo in teoria di conoscerne uno. E non è uno tanto bello nel 5 Stelle, però perché proprio siamo gente comune, quindi è facile che conosciamo molta gente. Normale. Quindi oltre a un'altra cosa bella della domenica è che abbiamo incontrato il gruppo del Lazio, che è stato molto dinamico ad ospitarci, a organizzare e a prendere contatti già con diversi uffici della Camera. Per esempio, gli uffici con cui hanno preso già contatto sono l'ufficio
adesso non so se dico i nomi giusti, comunque dei servizi generali, ma proprio dedicato a quello delle competenze, cioè della tesoreria. Nel senso, noi sapete benissimo che restituiremo quasi tutto quello che ci daranno, quindi devono trovare il metodo giusto per riuscire a fare questa operazione di restituzione. Poi abbiamo parlato dei collaboratori che ci aiuteranno. La Camera purtroppo è organizzata in un modo che noi non condividiamo e dobbiamo vedere se dobbiamo decidere insieme come fare per riuscire a destreggiarci nel regolamento della Camera. Nel senso, adesso arrivo. La legge prevede che diversi collaboratori, una parte del budget del 55% venga speso pescando i collaboratori da liste già preconfezionate. Si chiamano stabilizzati. Ok, se questo è la legge, vedremo, dobbiamo decidere insieme se affidarci o no a queste persone. È una cosa molto delicata, decideremo anche questa insieme come tutte le altre cose. Se vi interessa, poi approfondiamo queste cose. È una cosa che sentite, che la possiamo approfondire dopo. Quindi sta già nascendo un gruppo di analisi del curriculum, non solo di questi, ma di chiunque vorrà partecipare con il gruppo, potrà sempre mandare le sue caratteristiche, cioè il suo curriculum. Poi altre cose interessanti appunto del gruppo di Roma è comunque l'accoglienza che hanno mostrato quando siamo arrivati e il fatto di aver organizzato una due giorni veramente fatta bene. Altre cose sulle date, posso tagliare un po' con le date che ci aspettano. Allora, oggi c'è stata la proclamazione, almeno qua a Milano, è avvenuta oggi, quindi da oggi sarà effettivamente il 15 marzo ci sarà l'insediamento, mi era previsto un anticipo ma non ci sarà il 15 marzo. Il 16 marzo ci sarà l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Il 18 marzo la costituzione dei gruppi parlamentari. E dentro due o tre giorni si nomina il presidente e il vicepresidente di ogni gruppo parlamentare. E seguirà la nomina dei componenti dell'ufficio di presidenza. Poi, entro 20 giorni, entro 20 giorni, circa verso il 16 di aprile, si nomina il direttore del COPASI. Entro 30 giorni è spento. Comunque entro 30 giorni la nomina del presidente del gruppo va presentato lo statuto. Per lo statuto vi ricordiamo che noi cioè buona parte dei contenuti dello statuto saranno le cose che già abbiamo accettato, quindi alcune cose sulla riduzione dello stipendio, sul fatto della comunicazione, che ci sarà un gruppo che certificherà la comunicazione che verrà data a chi ci segue ed altre cose ancora. Comunque anche lo statuto potrà essere, cioè noi concorreremo a completare i contenuti dello statuto. Direi nient'altro, ci vedremo comunque, forse non so se qualcuno ha accennato, andremo a Roma il 10 marzo, domenica prossima, per un primo incontro organizzativo e per partire in modo concreto con tutti gli altri. No, aspetta, c'è qualcuno che ha la batteria? Non è vero, la voce più bassa, devo parlare senza microfono. C'è lo silenzio. È per lo streaming più che altro, perché penso che qua più o meno ci sentiamo. Ditemi, fatemi qualche cenno. Siete benissimo. Tende ad avere la voce un po' bassa, infatti c'è prima... Batteria stilo, per favore, nessuno ce l'aveva. Il famoso gruppo video comunicazione. Gruppo stilo dov'è? Vabbè. No, niente, che vabbè, direi che i miei colleghi hanno già detto, credo, più o meno tutto. Poi adesso vediamo se ci sono delle domande. Io, vabbè, Massimo, posso dare una mia impressione di quella che è stata questi due giorni a Romana, perché insomma
io devo dire sinceramente ero partita anche abbastanza carica, insomma io pensavo che non avessimo anche voglia, mi ho detto finalmente si parte, perché abbiamo avuto questi giorni dopo le lezioni che erano lì un po' su chi va là, insomma cosa succede, mi ho detto finalmente andiamo giù, bella. Diciamo che insomma l'impatto soprattutto domenica per me è stato un po' forte, perché questa ci hanno veramente asserragliato, era questa scena che adesso riesco a rivedere, ci riesco a ridere sopra, perché l'idea di avere 200 giornalisti fuori, noi in questo bunker, perché tra l'altro eravamo sottoterra, vedevamo, sai quelle sale proprio non seminterrato, avevamo le finestrelle e vedevamo la gente passare, e tra l'altro vedevamo questi che ci facevano in giro intorno, ci sembrava, vabbè. E però ci va a ridere adesso, riesco a riderci su un momento molto meno, però sì, ma faceva ridere perché questi qua pensavano che stessimo discutendo di alta politica, eccetera, noi parlavamo di Google Group, di forum, di cose del genere, cose che per noi sono normalissime, per loro sembra assurdo che 150 parlamentari si ritrovino a parlare di queste cose, però è così. E adesso riesco a riderci, sul momento è stato veramente forte come impatto, perché a parte l'arrivare e trovare lì giornalisti essere arrabbiati, l'idea di averli fuori, tra l'altro uscivano magari sui giornali delle frasi che noi dicevamo distorte, dal gruppo insomma lì di Roma ci diceva che cercavano di entrare, che li hanno trovati nei bagni, cioè hanno dovuto, sono dovuti andare nei bagni perché sennò il coffee break, però adesso per andare abbiamo ripulito anche i bagni. È morto un attimo, se avete una sfida adesso. Qualcuno ha una pila. È morto il microfono. Come? Stilo. Ma che volazione, ma che volazione. No, lo sento da qua al microfono. Sennò infatti quello che qua mi sentono ma ma io che sono quella che ha la voce più bassa. È una macchina fotografica. Esatto, banalissima. Vabbè, intanto magari possiamo andare avanti, ho perso assolutamente il filo del discorso perché siamo messi nei bagni, ci cercavo di rimuovere sul dettaglio, ma insomma diciamo che è stato un po' difficile lavorare in queste situazioni perché veramente c'era questa idea che ci stessero addosso. Quando siamo usciti, vabbè, sparaflettate varie, questi che hanno tentato di seguirci ovunque, anche in metro, eravamo lì in golfetto, perché poi noi c'eravamo sempre in golfetto, e questi maestri arrivano a fianco, però rimanevi proprio con quell'ansia per dire chi è quello lì a fianco, quando magari era un turista, invece magari era un giornalista. Però purtroppo ci hanno messo questo terrore. È loro che fermavano i turisti e vogliamo parlare. Ma lei è il movimento. Sì, no, delle scene vicine a te, adesso ci ridiamo, però due giorni che sono andati così, speriamo i prossimi andranno meglio, cioè probabilmente c'era molta aspettativa, ripeto, quello che a noi lasciava assolutamente perplessi era quello che sembrava che stessimo facendo un vertice di Stato, quando invece parlavamo soprattutto di comunicazione interna. Si è ripreso, attenzione. Il microfono era la batteria. Potenti mezzi. Il nostro tecnico. Ecco, ripeti gli ultimi 3 minuti. Come? Adesso abbiamo trovata. Sì, dalla mattina bisogna a casa dopo. Magari poi si scaricano. Sì, infatti, magari tra 20 minuti si scarica di nuovo, per cui per carità teniamo la discorta. E niente, vabbè, quindi adesso della due giorni vi hanno detto loro, quello che forse non abbiamo detto, vabbè, lunedì mattina abbiamo fatto un giro a Montecitorio, mi sembra l'avessi no. Abbiamo fatto un giretto perché avevamo una mattina libera prima dell'incontro, alcuni di noi sono andati alla Camera, altri Luise, Vito e anche poi Marco Scibona sono andati a fare un giro al Senato e siamo andati lì, abbiamo detto, beh, senti, proviamo a presentarci, magari ci partono via perché non abbiamo appuntamento, perché non siamo ancora ufficiali, però siamo anche lì proprio tipo bussiamo, vediamo se ci fanno entrare. Sono entrati due, sono entrati Danilo e non mi ricordo chi altro, gli hanno detto sì, va bene, dai, adesso vediamo, troviamo qualcuno, insomma ci hanno dato appuntamento per un'oretta dopo, verso le 11:30, ci hanno tornato alle 11:30. E intanto, siccome poi anche altri erano andati, per cui poi alla fine alle 11:30 ci siamo presentati lì, eravamo circa 15, eravamo tipo 5-6 noi, un po' di piemontesi, un po' di Salerno, insomma abbiamo fatto il gruppo, sembrava un po' una gita scolastica quando siamo entrati, però sembrava carina anche così che eravamo in gruppo. Loro, devo dire, sono stati molto gentili, mi hanno fatto ridere che hanno
fatto questa concessione di non dare le giacche agli uomini, perché hanno capito che forse ci metterò mezz'ora solo per quella, perché c'è stato i due. Anche perché ve le comprerete le giacche? Sì. Perché ovviamente quando si entra bisogna dare un documento, loro ti danno un tesserino, finché non abbiamo il tesserino ti danno il tesserino ospiti. Allora c'era veramente uno che raccoglieva i documenti e l'altro a fianco gli fa: quanti sono che devo andare a prendere le giacche? Lui si guarda un attimo e gli fa: no vabbè, te lascia stare le giacche. Capito che forse eravamo un po' troppi, e per cui niente, ci hanno fatto entrare così, ci hanno portato poi in un ufficio, diciamo, abbastanza grande. Non ci hanno fatto vedere Laura, anche perché in realtà noi eravamo un po' in fretta, invece mi hanno detto Luisa e Vito che loro invece gli hanno fatto fare anche il giro proprio dentro Laura, però ho detto vabbè, quindi lo faremo tra una settimana, per cui non ci ha particolare fretta. Siamo andati in un ufficio, abbiamo parlato con due funzionari, se posso chiamare così, ci hanno spiegato un po' quello che dovremmo fare, come dicevano, dal 10 per la Camera, sì, dal 11 dal Senato. Dovremmo andare lì, presentarci praticamente, fare quello che sembra una specie di check-in praticamente, la presenta di salve, sono Paola Carinelli, questi sono i miei documenti, e loro ti fanno firmare un po' di cose, ti spiegano un po' le sue riforme, ti fanno firmare che cosa. Qualcosa ci daranno per il trattamento economico, infatti come accennava Daniele, quella è una parte molto importante su cui infatti noi stiamo lavorando, perché vogliamo capire come ridarla indietro, perché chiaramente c'è questo problema. Che per esempio l'indennità ci hanno già detto che noi non possiamo rifiutarla, per cui dovremo trovare la maniera per ridarla indietro in qualche maniera, idem per la diaria, perché di diaria sono 3.000 e qualcosa euro, cioè una cifra molto alta, noi sicuramente ne spenderemo meno, per cui una parte di quella anche quella la ridaremo indietro. Per cui in questi giorni soprattutto ci sono le ragazze a Roma che si stanno un po' studiando tutto quanto, hanno chiesto i documenti, per cui ho detto ragazzi capiamo quando andiamo lì il 10 che cosa ci faranno firmare, così noi siamo preparati. Per cui questi funzionari ci hanno spiegato un po' queste cose, anche noi gli abbiamo fatto un po' di domande, adesso non mi ricordo neanche bene, però niente di particolare. Sì, infatti, perché non si aspettavano tutta questa gente, per cui alla fine eravamo un po' tutti per terra, un po' così, perché abbiamo già sconvolto un po' tutto quanto dall'inizio. Però, di caffè di benvenuto alla buvetta l'avete preso? Il sistema, mi porto le sedie, però tanto le sedie giganti, perché non sono certo le sedie quelle piegole, no? Per cui se mettiamo le sedie non ci stavamo noi, perché adesso stiamo in piedi, stiamo seduti per terra, perché sennò non ci stiamo con tutte queste sedie. E niente, però cos'è che ci hanno detto lunedì? Non me lo ricordo neanche più, però niente di che, insomma siamo andati lì più che altro anche per cominciare un po' a prendere confidenza, perché c'era questa idea di entrare, invece abbiamo visto che è stato anche abbastanza easy, anche loro comunque molto gentili, ci hanno fatto fare due passi, ci hanno scortato, ma niente di che. Poi appunto ci siamo andati appuntamento il 10, quando andremo a registrarci, ci prenderanno le impronte, credo, perché adesso c'è un nuovo sistema. Impronte e foto sicuro. Impronte e foto sì, perché c'è questo sistema per evitare i pianisti e sono impronte. Passaporto. L'occhio mi sembra un po' strano, però no, sono delle minuzie che non so cosa vuol dire, non è proprio l'impronta, ma è comunque un univoco, e puoi votare solo tu. Cioè ora si usa il match più distinto per votare, così se non collega lo e basta, dai. Senti, la buvette l'hai visitata, Paola? La buvette l'avete visitata? No. Infatti io ti dico, io personalmente cerco di portare un po' a largo, perché a me l'idea di frequentare certi ambienti, non lo so, cioè... Vabbè, cosa c'entra? Sei lì, puoi andare a bere il caffè, che te ne frega, scusa. La fondazione siciliana appena in piazza, magari andiamo lì, insomma, perché a me l'idea proprio di star lì a bermi il caffè con la rossa, non so. Vabbè, vabbè. Per cui ragazzi, non ci posso mamma, veramente ti va di traverso. Sì, i collaboratori parleranno principalmente la prossima volta, perché anche lì ci hanno... No, la prossima volta è in senso che dobbiamo approfondire. No, però anche per le delibere, appunto anche lì ci hanno sentito quello che accennava prima, mi ricordo Daniele, sul fatto che ci sono questi collaboratori che diciamo dobbiamo prendere, nel senso, non è che siamo costretti, il 55% del budget che spetta il gruppo è per questi collaboratori, noi possiamo anche non prenderli, però ci trovano il 55%.
per cui adesso lo dobbiamo valutare un attimo. Stiamo richiedendo il curriculum di queste persone, perché come giustamente Laura Castelli del Piemonte ha fatto notare l'altro giorno quando eravamo lì, abbiamo detto sì, ok, però è uno svantaggio perché noi che non li conosciamo, li conosceremo solo tra una settimana, avremo pochissimo tempo per studiarli. Chi invece è già lì e li ha già quindi a disposizione, ha il tempo per studiarseli e magari anche di prendere contatto, per cui si prenderanno magari i migliori tra virgolette. Però vabbè, purtroppo probabilmente rientra anche fuori cose che sento nuovi. Sicuramente noi dobbiamo in certo senso affidare le unghie, ci sono alcune fasi su cui dovremo battere i pugni. Ce lo dicevano anche domenica i ragazzi siciliani. Chiaramente non ci verranno incontro, non cercheranno di avvantaggiarsi su alcune cose, per esempio, non so, sulle commissioni, prima abbiamo accennato sulla presidenza delle commissioni, dovremmo capire anche noi, insomma, vorremmo diciamo, ottenere qualche presidenza di commissione, però quello che ci siamo detti domenica, per fortuna erano tutti d'accordo su sta cosa, noi non le vogliamo diciamo mercanteggiare, per cui noi punteremo i piedi per averle, però questo non vuol dire fare accordi, cioè io ti do questa per tu mi dai quell'altra, no, zero, cioè non rientra proprio nella nostra idea, però invece esigerne qualcuna, perché comunque abbiamo dei numeri tali che mi sembra giusto, per cui insomma adesso vediamo un'altra cosa che stiamo facendo questa settimana, sembra carico, non so, comunque ragazzo, ma ci sta pensando, è di fare un po' quello che si chiama il quadro sinottico, cioè di capire quali sono i vari incarichi, perché all'interno anche dell'ufficio di presidenza ci sono diversi incarichi, segretari, questori, non so, abbiamo accennato prima il numero del corpo, alcuni non si possono frapporre e tra l'altro alcuni abbiamo diritto, per cui dobbiamo capire un attimo bene quali sono questi incarichi, in maniera che uno nel nostro interno possa un attimo organizzarci e capire chi può fare quale, perché a seconda delle competenze è giusto dividerci e sia capire a quali abbiamo diritto, per cui da quale dovremmo puntare i piedi e quali no. Basta, questo mi sembra quanto, se gli altri non hanno altro da aggiungere possiamo lasciare per un po' di domande che suppongo ce ne saranno. Anche a me fa molto piacere vedere questa sala piena, perché come dicevo prima, insomma, sono stati due giorni un po' così, devo essere sincera, e tornare a casa a lui perché insomma io siamo partiti molto, almeno personalmente sono partita molto entusiasta, arrivata lì è stato un impatto molto forte, per cui vabbè, sono convinta che la prossima volta andrà meglio, però quello che penso di interpretare anche il pensiero degli altri, sono per me molto importante sapere che insomma c'è qualcuno a casa che ci segue, che ci può dare supporto e che ci può aiutare, sia pratico che anche morale, perché ogni tanto veramente ci vuole anche quello, perché la sensazione è proprio quella di avere tutto contro, tutto contro, con questi giornali che continuavano a scrivere qualsiasi cosa successivo veniva assolutamente deviata, cambiata, usata, stravolta e usata contro di noi, per cui sai quella sensazione un po' di avere tutto contro, invece il fatto di avere un supporto sia fisico diciamo che morale sicuramente ci vorrà, per cui vi chiedo anch'io di esserci, insomma non solo adesso che siamo all'inizio ma anche più avanti, perché ne avremo bisogno. Ricordo quanto detto prima, adesso spazio agli attivisti, alzate la mano per così prenderemo nota di chi vuole intervenire, massimo due minuti ad intervento, non è un botta e risposta, quindi pensate bene l'intervento e poi ne raccoglieremo tre alla volta gli interventi e poi ci saranno eventuali commenti da parte dei nostri portavoce. Ci siamo adesso lì. Prima Laura. Avrei 50 domande, faccio due veloci. Chi abbiamo noi lì esperto di tutte queste cose amministrative, quante persone avete diritto, a quanti segretari, cioè chi veramente lo sa? Una domanda. Due, che decisione avete preso riguardo al fatto che tutti state parlando con la stampa mentre si era detto di no? Spiegate in questo senso che cosa andiamo a fare di noi? Raccogliamo tre domande, quindi tre alla volta. Chi è il secondo? Il secondo. Chi è l'esperto?
queste regole, il decorato del Montecitorio. No, allora, i ragazzi del Lazio erano già andati a parlare, sui regolamenti ci sono comunque spiegate queste cose, quindi abbiamo seguito un po' quella che è la norma che bisogna seguire. Adesso tipo sui collaboratori sappiamo già che ce ne vogliono circa 16 da un allegato A e una ventina dall'allegato B se vuoi usare quei fondi, quindi sono cose che man mano anche internamente alla Camera c'è la possibilità di avere dei corsi, degli aiuti sulla legislazione interna che ti possono fare loro direttamente, quindi quando saremo all'interno. Quindi saranno cose che man mano implementi, non è una cosa che impari da un giorno con l'altro, perché è mostruoso, ci sono regolamenti da 100 pagine e basta, con tutti i casi di... Poi il regolamento dice una cosa, come abbiamo visto anche noi ai corsi che abbiamo già fatto, la prassi è completamente diversa, ti stravolgono una cosa, ti rimani bloccato e non riesci ad andare avanti nella tua iniziativa. Quindi ci saranno formazione interna, ci sono già ragazzi che sono informati, questo è il modo di andare a rompere le scatole continuamente. Perché lì dobbiamo saperle tutte, non ci deve essere. Ci sarà sì qualcuno del personale che sarà l'esperto probabilmente sulla legislazione, sui regolamenti, e sarà un personale stabile a cui ti puoi rivolgere per avere un'informazione precisa. Però tendenzialmente dovremo sapere anche noi come gira un gioco del fumo, diciamo. Sì, no, volevo una cosa che è una cosa di quelle che abbiamo scelto la domenica, che noi per nostra direi costituzione interna rifiuteremo ogni prassi, anche nel caso in cui questa cosa ci venga contro, nel senso che ci hanno detto ad esempio che c'è la prassi di mercanteggiare sulle nomine dei presidenti di commissione, così che se tu ne hai per prassi diritto al 25% che è il tuo voto elettorale, no, che rifiuteremo la prassi, no? Certo, percentuale. E quindi l'obiettivo, cioè alla fine abbiamo deciso che comunque anche nel caso di svantaggiarci, ma comunque rifiuteremo ogni tipo di prassi, credo che sia una cosa importante per noi anche dal punto di vista morale. Con quello abbiamo fatto fino ad oggi. L'altra domanda è... Parlare con la stampa, sì? La stampa, no? La stampa è un casino, perché come diceva Paola, il problema è che in alcuni momenti era come lanciare il pezzo di carne agli squali per fare lontanare, nel senso che la domenica siamo trovati a mandare fuori dalla porta Vito e un'altra ragazza, non ricordo come si chiamava, come proprio a sacrificarli, perché la polizia ci ha chiamato per dirci che stavano occupando la strada, quindi devono far andare via un po' i giornalisti. Che lo fai il loro lavoro. E loro devono fare il loro lavoro, però anche scene ridicole. Il giorno dopo c'era anche magari ipertensione su Grillo, quindi hanno fatto molto più casino quando è arrivato lui, fortunatamente, di quando ce ne siamo andati noi, che per noi è stato positivo chiaramente. Si è scelto anche in quest'ottica, abbiamo avuto l'urgenza di trovare i due capigruppo per far sì che su di loro si concentrasse un po' l'attenzione anche dei media e quindi fosse più facile gestire la cosa. In realtà chiaramente sicuramente all'inizio presteranno su tutti noi, così hanno fatto, e niente, diciamo che stiamo cercando di limitare le dichiarazioni alle cose proprio, come ti chiami? Maglio di Stefano. Numero di matricola. Questo abbiamo scelto, non è facile, ripeto, perché si lanciano... Anticipazione della trasmissione? No, ma è presto, cazzo, ma non abbiamo visto di questo. Non abbiamo posto nuove regole, no, semplicemente lì era impossibile parlare con i giornalisti perché volevano che tu dicessi se faccio l'alleanza con il PD, perché se me lo chiedi 10 volte io ti rispondo, all'undicesima passo dritto. Quindi è uscita gente a parlare, ne hanno fatte anche le interviste, anche se hanno detto vabbè vi chiamo, ne hanno fatte, qualcuno l'ha fatta, quindi non è che c'è una regola, anche Grillo ha detto fate interviste come volete, io non sono contro, però non state attenti a quello che dite perché viene stravolto. Esempio, Vito è stato votato con 34 voti, è uscito su un giornale che Vito ha avuto 20 voti contro ma è passato. Non è vero, cioè, questa è la scontata, non si può dire. Ma lo sappiamo, per questo volevo però la regola fare contraddittorio. No, non abbiamo ancora non ci siamo posti regole particolari, cerchiamo di essere precisi quando parliamo in situazioni tranquille come quella di oggi, abbiamo parlato con i giornalisti prima.
e gli abbiamo spiegato in tutta tranquillità quello che si poteva, quello che abbiamo fatto, anche perché erano riunioni organizzative interne nostre, non stavamo decidendo niente di che, sembrava che oddio chissà cosa stavamo facendo. Quindi alla risposta no, non ci alleiamo, non gli andava bene, volevano sapere qualcos'altro, chissà cosa avevamo detto di così segreto. Anche la questione è il momento, se ha senso parlare con me. Seguiamo, se non vuole. Allora, Andrea P. No, c'è Paola che vuole aggiungere una cosa. Stai diventando della scarica, assorbe energia, tutto assorbe l'energia, assorbe la batteria. Ma io la guardo anche io, no, ci può stare che in alcuni momenti si parli con la stampa e in altre no, cioè in quel momento avevamo bisogno probabilmente di un momento di tranquillità per lavorare in serenità, per cui in quel momento avevamo deciso ragazzi lasciateci un attimo tranquilli, in altri momenti noi non mi sembra che ci siamo mai sottratti, quando abbiamo fatto stasera anche in campagna tra l'altro, anche in passato disponibile, diciamo che ci sta, in quel momento avevamo detto abbiamo bisogno di un attimo di tranquillità. Se vuoi solo farci persone una piccola curiosità, hanno invitato mia mamma una trasmissione televisiva. A che livelli siamo arrivati, non è fortunato di no, però per dire a che livelli siamo arrivati. Ok, allora adesso andrà lì un minuto sul 10, quando ribattete. Ovviamente un nome e cognome. Allora, io sono Andrea Pesce. Ovviamente posso dire subito che avete la mia ammirazione come penso di tutti, perché voi siete i vostri pionieri, state aprendo la strada, avete già sussultato il posto di tutti. Però quello che posso dire è guardate questa sala, cioè voi non sarete mai soli, mai. Alla, volevo chiedere. Allora, io sono un ex ufficiale della Marina Militare, del Corpo delle Capitanerie di Porto. Io ho seguito lo streaming che avete fatto a Roma e ho sentito alcune cose che mi hanno lasciato un po' dubbioso e perplesso. Ovviamente vorrei parlare un attimo del velocissimamente discorso della difesa. Allora io sono ovviamente d'accordo, se non sarei qua, che le missioni internazionali vadano assolutamente cancellate, perché tutti quanti sanno quelle dell'Afghanistan, ma pochi sanno che in realtà soltanto la Marina ha 14 teatri operativi aperti. Quindi ovviamente via le missioni operative, via il discorso e delle spese inutili dell'FB35 e quant'altro. Però attenzione, quando sento qualcuno di voi che dice con leggerezza tagliamo la difesa, perché ricordatevi che ci sono tantissimi ragazzi delle forze armate che sono dei precari. Non so se voi sapete che la maggior parte dei volontari delle forze armate sono precari, che fanno un massimo di 7 anni, quindi da 20 a 27 anni, poi li buttano in mezzo alla strada. Vi dico solo dell'esercito, UFP1, che vuol dire quello di un anno, ne prendono 6.300. UFP4, cioè il passo successivo, 4 anni sempre volontari, scendono a 1.900. Quelli che vanno in servizio permanente sono 900 e gli altri 5.400 che fine fanno? Se c'è il reddito di cittadinanza? Aspetta, no. Io quello che mi chiedo, l'ultima cosa, poi basta, non taglio, scusatemi ragazzi, non taglio ma ristrutturazione, quello che voglio è ristrutturazione, perché è anche per questi ragazzi che sono sentano in mezzo alla strada. Va bene. E poi rispondiamo, sì. Prossimo, Rocco. Ciao, Rocco Casalino. Non so se funziona il microfono. No, funziona. Funziona? No, non funziona. Vabbè, uso la voce. No, io volevo dire una cosa che riguardava anche poi la comunicazione. Repubblica ha dedicato una bella pagina sul vostro stipendio, no? E ho visto anche altri giornali l'hanno ripreso quella notizia, anche qualcuno in TV ha scherzato sul fatto che eventualmente il vostro stipendio da 13.500 verrà ridotto a 11.000, quindi avete giustamente detto che state pensando a ridurlo. Ecco, un suggerimento: questo probabilmente, se davvero le cose dovessero andare come si pensa, no? PD e PDL insieme, tra 2 anni si torna a votare, una cosa fortissima sarà proprio il vostro stipendio. Quindi io capisco che non dovete far la fame, capisco anche che giustamente adesso avete delle spese, però guardate in avanti e vedetelo un po' come un sacrificio magari questi 2 anni, perché tra 2 anni, se davvero
riusciamo a comunicare che gli altri hanno preso 13-14 mila euro netti, mentre voi siete riusciti a stare a Roma e affrontare, vivere magari con 2.000-3.000 euro, adesso non voglio neanche dire cifre più basse, e effettivamente dal punto di vista della comunicazione è una cosa fortissima. E volevo sapere se l'obiettivo era questo, perché ho avuto un po' la sensazione da alcune dichiarazioni di altri parlamentari che sono stati fatti a Roma, che si parlava di una cifra sui 7-8 mila netti e non 2-3 mila, insomma, volevo giusto capire. Diciamo rispondere la difesa prima, chiaramente è un po' impopolare dirlo, ci sono due vie, una è che comunque noi proponiamo il reddito di cittadinanza, quindi dobbiamo smettere di pensare alle categorie lavorative, ma pensare al vivere, al benessere sociale in generale, no? Quindi io ti dico, la mia esperienza di questi giorni sono diventati il messia, mi scrive la gente su Facebook, cioè riceviamo tutti noi una media tipo di 100-200 messaggi privati all'ora probabilmente, io ho provato a rispondere a tutti, poi sono andato pazzo, sono uscito a correre nel parco come un disperato. Quindi cosa stiamo facendo come concetto? Dobbiamo portare quello che abbiamo sempre detto, essere un cambiamento culturale della cosa. Non mi può scrivere la casalinga disperata, il militare che è precario, non è questo più l'approccio. L'approccio è pensiamoci tutti come una comunità, il reddito di cittadinanza va incontro a questo obiettivo. Pure perché, onestamente, come faccio a risponderti sui 5.000 precari dell'esercito quando ce ne sono altri 5.000 insegnanti? L'altro giorno mi parlavano degli stabilizzati in segreteria, degli insegnanti che non possono più insegnare, vengono portati in segreteria dove ci sono lì i precari della segreteria che si sono togliendo il posto davanti. Due categorie contro e io in mezzo, cioè io devo dire, non possiamo pensare in questa logica, dobbiamo pensare nella logica della cittadinanza tutta. E credo che il movimento in questo caso sia veramente il pioniere di cui si parlava prima, non noi, il movimento come sua logica di programma. Spero di averti risposto, lo so che non ti ho parlato della categoria esercito, però è quella la risposta. Ti parlo di ristrutturazione, non tanto. Sì, sicuramente. Laddove si può, chiaramente il movimento propone sempre il riutilizzo del personale, è ovvio, andare a casa la gente non lo vuole nessuno. La domanda di Rocco, in realtà quello è un punto che capisco perfettamente che sia un po' in contraddizione con quello che abbiamo firmato. Quello che abbiamo firmato io ho chiesto direttamente anche a Casaleggio perché se l'ho scritto un'accettazione così malfatta, perché diceva tolto lo stipendio che viene ridotto del 50%, tutto il resto spetta di competenza al deputato, quindi giustamente ci hanno marciato sopra tutti, chiaro. E noi abbiamo in realtà sempre parlato internamente di rendicontazione e di nota spese, quindi quello che spendiamo ci viene rimborsato e il resto viene restituito. E chiaramente lì avremo da fare una gran battaglia mediatica, perché loro in questo momento portano avanti quello statuto, diciamo, come verità, e purtroppo è la verità, abbiamo firmato quello in questo momento. Perché l'ha scritto così, ed era la candidatura. C'è scritto sullo stipendio, però dico, è facilmente attaccabile in effetti per come è scritto. Noi stiamo vedendo un'altra strada completamente, ne discuteremo, tra l'altro è uno dei punti che abbiamo detto di discutere in modo chiaro e aperto domenica, e si troverà, spero apertamente, che si troverà quella strada assolutamente. Chiaramente ragione nessuno vuole fare la fame, ragione perfettamente, ma io credo che 2.500 euro al mese non significa fare la fame, voglio dire. Attenzione con la rendicontazione. Sì, tra l'altro ne serve le spese. Poi c'è tutto un discorso che dovrà avviare infatti anche come hanno fatto in Sicilia, perché c'è tutto un discorso di aliquote che vengono calcolate su uno stipendio da 10.000, c'è un casino comunque. Dobbiamo capire come fare, chiaramente. Questo vale immagino anche per quelli della regione, tra l'altro. Però noi chiaramente non si impegna da quello e quello è rimasto. Questo sia chiaro, dovremo fare una battaglia per far tornare la verità a livello mediatico, e quello sicuramente la faremo, e hai ragione che sarà un nostro cavallo di battaglia, perché lo è stato in campagna elettorale, a maggior ragione ora dobbiamo rispettare le promesse fatte.
Una parentesi, anche il vitalizio, no, visto che siamo solo uno stipendio, anche il vitalizio eventuale o tutti lo stipendio di reinserimento sono tutti già stati eliminati? No, però io dicevo, un secondo solo, dal punto di vista della comunicazione, fate attenzione, perché dire io guadagno 2000 netti, però poi mi faccio rimborsare 7000 perché magari sono necessari, dal punto di vista della comunicazione diventa un boomerang. Sì, però... Quindi ha più senso dire prendiamo 3000 netti dentro però, c'è tutto o 3500, ma che ci sia qualcosa di chiaro. Tipo i ragazzi in Sicilia hanno detto sì, abbiamo rinunciato, abbiamo messo i soldi in un fondo, più di tante altre cose, alle volte abbiamo rinunciato magari velocemente all'inizio sull'onda di bisogna ritagliare, poi magari sono trovati un cazzo per prendere uno in più che mi serviva come legale e non abbiamo i fondi. Quindi c'è anche da cercare di capire prima come funziona. Capiamo a fine mese cosa rimane e poi decidiamo cosa si può tagliare, cosa non si può tagliare, cosa è necessario. Magari poi scopriamo che la metà si può togliere o anche di più. Però dobbiamo prima vedere, sarebbe stupido togliere subito, immediatamente. Stiamo sulle regole che abbiamo imposto, che ci siamo imposti tra di noi. E poi vediamo cosa succede come rendicontazione. A fine mese decidiamo, passato uno, due mesi. Cioè, ti stai dicendo che fra un mese vuoi prendere 11.000 euro e dopo no, ti sto dicendo. Dopo te rispondi. Quelli arrivano per forza, non è che poi che li spendiamo o che li mettiamo da parte in un altro conto. Non sto dicendo di prendere in quattro mesi. No, ti posso fare una precisazione, se non so i 7.000 euro che ti riferivi. Però cioè, uno può anche andare a mangiare cozze e champagne, però la diaria già di suo, lo state fisse, sono 3.500 euro, comprende vitto alloggio, per cui uno non può chiedere rimborsi per 7.000, al massimo per 3.500. Noi pensavamo di darci un tetto più basso, perché 3.500 euro per il nostro standard sono tantissime, per cui io non penso di andare in un hotel 5 stelle, scusate il gioco di parole, però pensavo di andare delle spese più basse, per cui anche in questa parte sicuramente la rilaveremo. Come dicevo prima, secondo me il problema grosso, infatti è una delle mie paure se posso dirlo, è che come ci hanno detto l'altro giorno a Montecitorio, sia l'indennità, che è quello che volgarmente detto stipendio, che noi ci dimezziamo, sia la diaria, che sono questi 3.500 euro, non li possiamo non accettare, cioè per cui comunque noi dovremmo prendere questi soldi e ridarli indietro, che è un problema che credo abbiano avuto anche in Sicilia, cioè infatti noi anche lì dovremo un attimo puntare i piedi e via via, perché loro probabilmente non li, è paradossale, però probabilmente non li recuperano facilmente, però anche lì saranno il puntare i piedi e dire no, noi ve li ridiamo indietro. Chiaramente sarà un problema perché ci sarà qualcuno che ci dirà ecco li prendono, quando invece noi in realtà li prendiamo ma li ridiamo indietro, poi ci sarà magari quel giorno in cui li ridiamo indietro, per cui dobbiamo stare attenti a quello e ricordare sempre che comunque se li prendiamo è perché non possiamo non prenderli ma che li ridiamo indietro. Questa è una precisazione che credo sia importante. Bene, prossimo intervento Bruno. Uno solo risponde all'intervento, se no non riusciamo a farlo parlare subito. Un minuto. Non c'è microfono, cerco di parlare forte. Allora, era un'indicazione per voi. Secondo me, dal punto di vista burocratico, di regolamenti, di prassi, cercheranno di imporvi una strada. Non accettate mai il primo no che vi dicono. Mai. Fate finta di non ascoltarlo. E ripetete la stessa domanda. Secondo me è una cosa che dovrete cercare di fare per sfondare una serie di muri che vi costruiranno davanti giorno per giorno e voi dovete sfondare assolutamente. Anche questa cosa del tipo non possiamo non accettare sti soldi, cazzo, metto un blocco sul conto che non accetto più di tot in banca, cioè bisogna lottare, dovrete non accettare i no, non accettare il primo acchito e lottare insomma giorno per giorno. È una delle difficoltà, prendetelo come un gioco, perché è una specie di gioco in fin dei conti. La burocrazia è una specie di gioco in un certo senso, prendetelo come un gioco, cercate di giocare e battere in qualche situazione dove possibile. Secondo me c'è margine per farlo. Non accettate mai il primo no per buono.
Prossimo intervento Pietro. Pietro Abbondanza è un seme che voglio darvi. Allora, il movimento parla di dare la rete gratis a tutti. Secondo me, per andare in rete è importante conoscere bene anche l'inglese, e quindi è importante che le nuove generazioni conoscano questa lingua. Un'idea che un escamotaggio che si può fare è quello che ha fatto già l'Olanda nel 91, di far diventare l'Italia un paese bilingua. Con questa cosa